Inizia oggi la nuova stagione del Città di Teramo. Sotto il sole del campo sportivo Dino Besso di San Nicolò, i biancorossi hanno svolto il primo allenamento della loro pre-season in vista del ritiro di lunedì. Un test per amalgamare il gruppo e conoscere i nuovi arrivi, come ha spiegato il tecnico Marco Pomante. Oggi è stato più che altro un giorno per conoscere tutti quanti, per conoscere la società. C'è stato un allenamento atletico con il prof, dai, inizia una stagione difficile però vogliosa di dire la nostra. I ragazzi, si vede che sono dei ragazzi motivati, ma noi lo sapevamo anche prima perché li abbiamo scelti, sapevamo soprattutto chi andava a prendere come uomo, non come giocatore. Il giocatore sappiamo tutti quanti che sono tutti giocatori che possono fare bene in questa categoria, ma dal punto di vista umano non possiamo sbagliare e spero che da quel punto di vista non l'abbiamo fatto. Motivazioni ma anche consapevolezza di affrontare un campionato difficile come la prossima Serie D. Affronteremo un campionato, penso il campionato più bello negli ultimi anni del Girone F. Non ci sono mai state tutte queste squadre, tutte queste piazze veramente gloriose, tutte queste squadre forti, quindi sarà un campionato secondo me difficilissimo, però sarà un campionato anche bello da fare perché poi hai anche la possibilità di misurarti veramente con piazze e con giocatori importanti. Sul fronte mercato il DS Paolo D'Ercole sta lavorando per completare la rosa, alla quale manca da aggiungere ancora qualche tassello. Arriverà qualche altro ragazzo nei prossimi giorni e poi durante la fase di preparazione chiuderemo il cerchio. L'identikit giocatore di Teramo è quello che vuole venire effettivamente a Teramo, non c'è un identikit preciso, c'è chi deve rispettare questa maglia, una grossa responsabilità, in primis c'era il presidente che si è preso una grande responsabilità e poi a cascata tutti quanti noi e alla fine però quelli che ci rappresentano sono i ragazzi, quindi vogliamo soltanto ragazzi che credano veramente e tengano a questi colori e per quello che sono arrivate anche tante riconferme.